Ciao. Grazie, benvenute nel mio canale per un altro video spacchettamento. Oggi location diversa perché sono fuori al mio terrazzo. Vediamo se posso farvi fare un giretto veloce. Un terrazzo. Quindi è un tempo abbastanza buono, diciamo. Anzi, non lo diciamo ad alta voce. Nulla, per non perderci in chiacchiere, sono ritornata dopo 2 giorni di stop, per fortuna. Sono ritornata con 2 piccoli pacchetti, 1 e 2, che li apriamo subito. Aspettate che vi sistemo, eh? Ecco, mi vedete? Sì, perfetto. Apriamo. Offela. Ah sì, queste sono le rose che le aspettavo forse l'altro ieri, ma sono arrivate oggi. Queste, qui c'è la carta, ok. Queste sono praticamente delle rose luminose. Aspettate, ho fatto vedere. C'è un telecomando che ovviamente è senza pile. Sono 3 pile. Queste sono delle bellissime decorazioni. Una decorazione, forse. Ah, no, c'è il filo, ok, scusate. Ecco, bianche che si illuminano. Poi, se siete interessate, me lo fate sapere che farò una review o comunque magari vi metterò delle foto. Adesso per far rientrare giù. Poi sono morbidissime, sapete? Sembrano fatte di quel tessuto che adesso non mi viene il nome. Gomma piuma, gomma qualcosa. Comunque, il colore suppongo della luce è fucsia o rosa, chiamatelo come vi pare. Quindi andiamo al secondo pacchettino, che è un po' più grande. E c'è questo come indicazione, quindi deve essere qualcosa con le batterie, qualche meccanismo meccanico. Mai una volta che mi si apre tutto. Aspettate. Cucù. Allora, abbiamo un pacchettino piccolissimo e un pacchettino più grande. Devo andare a lavare i capelli dopo che ho l'impacco. Ragazzi, piccola cosa che non c'entra niente. Sto facendo da qualche mese impacchi con olio di argan o jojoba, di solito argan. Però ultimamente sto alternando anche con l'olio di jojoba. Io devo dire, a parte il colore che mi si sta schiarendo tantissimo, ma il capello perde di meno, nel senso, a me ho questa cosa qui che sto perdendo, vedete? Va per via, vabbè, un sacco di cose mie, ma con questo si rinforza proprio, quindi fatelo, insomma, se vi fa piacere. Allora, il pacchettino, sì, questa è una box, praticamente un porta gioielli fatto così, con dentro questa spugnetta, ed è appunto fatto che c'è un pezzettino tolto per metterci il gioiello, l'orecchio. Non lo so, forse più un anello, qualcosa. È un porta gioie, diciamo. Ecco, così. Oppela. Poi apriamo il pacchettone più grande. Questo deve essere qualcosa di elettronico. E infatti sì, di batteria, qualcosa. Aspettate, ce la posso fare? Perfetto. Ah sì, è il questo. È il questo. Adesso lo apriamo, va? Mio marito ne sarà felice perché non ne ha uno nella macchina. Sono i cavi della batteria. E
più tutti gli altri accessori. Ecco, allora è proprio un kit. Vabbè, vedete i rami perché l'ho messo nel vaso, eh? Le pinze appunto per quanto riguarda la batteria della macchina, quindi nero e rosso. Abbiamo il libretto di istruzioni, questo sarà il cavo per poter far funzionare in qualche altra cosa con appunto la sua spina. Ok, aspettate che non riesco a farlo più entrare. Un altro, ah sì, per la macchina, per ricaricarlo in macchina con l'adattatore quindi della macchina. E poi abbiamo l'attrezzo in sé, che è proprio quello che farà tutto. Quindi abbiamo una torcia, chissà se funziona. Oh, si illumina, vedete, però non so se partono la luce. Qui poi c'è l'entrata start per i cavi, questo perché appunto i cavi hanno anche il loro cavettino. Poi la torcia, i vari input appunto di entrata, il tasto di on off, e poi credo che una volta caricato la torcia si debba accendere, non so in che modo. Ah, eccola. Vabbè, io so quella che si spara flash, insomma. Come si spegne, mo? Ecco, così, tenendolo premuto. E a quanto pare si possono ricaricare anche i telefoni, perché avevo visto appunto la foto, il venditore mi aveva mandato una scheda dettagliata, perché alcuni venditori, se tu gli chiedi più indicazioni, loro ti danno proprio una loro scheda dove ti dicono che cos'è, come si usa. E visto e considerato che io non sono molto ferrata di queste cose, cioè io ho i classici fili neri che si attaccano macchina in macchina e che si è visto. Poi invece a quanto pare c'è un po' di tutto. Vabbè, richiudiamo. Comunque è molto comoda perché sta in una, appunto, in una specie di, mi ricorda le borsette, quella dei CD, chiudevi e c'avevi tipo 100.000 cd. Quindi questa dietro al cofano, sotto al sedile, sta benissimo, e all'occorrenza tirarla fuori. Perfetto, lo ripongo tutto dentro. Ok, che non entra come al solito. Io non so come fa. Ah, ecco, bastava pigiare Valeria. Perfetto. Con i miei video spacchettamenti di oggi abbiamo concluso. Fatemi sapere giù nell'info box tra i commenti se la location vi è piaciuta. Oggi ho voluto, diciamo, fare una cosa diversa, così ho potuto anche tenere gli occhiali, perché il riflesso sì c'è, però è molto di meno. Non ho bisogno di luci, insomma, di lampade, ma c'è la luce naturale del giorno. Quindi fatemi sapere se vi è piaciuto questo metodo, diciamo, questo nuovo video. Ovvio, non vi abituate, perché tra un po' di giorni, mesi, non lo so, viene a fare il diluvio, tempeste e quant'altro. Quindi, però, se mi dite che vi è piaciuto, cercherò di registrare come oggi, come appunto appena arriva il pacchetto, invece di portarli fino a sera o pomeriggio sul tardi, li faccio subito e sfrutto appunto la luce naturale del giorno e il clima, che è abbastanza buono, diciamo. Quindi ragazzi, io vi saluto, vi lascio un bacio e fate le brave. Ciao. Ah, lasciate un like. Ciao.